Guardo sempre i miglioramenti che mia figlia fa ogni quotidianamente e vedo che quotidianamente lei impara una cosa nuova e so che non voglio perdermi le altre cose che imparerà, quindi mi tengo forte e vivo proprio per questo, insomma. Andrea si è spento alle 4 di oggi nella clinica tedesca dove era ricoverato. Non voleva mollare, non intendeva perdersi le scoperte della sua piccola Giulia, cui aveva dedicato un libro intenso, profondo, intimo, dal titolo buffo, Storia di un maldestro in bicicletta. Purtroppo la malattia ha avuto la meglio, si è portato via Andrea Bizzotto, l'ingegnere originario di Cittadella, cresciuto a Bassano, che si era trasferito in Germania 4 anni fa per lavoro. Qui aveva conosciuto la moglie, avevano avuto la piccola Giulia Grace, qui ha deciso di lasciare una lunga lettera d'amore che ci aveva raccontato al nostro microfono. In realtà questo è un messaggio molto forte che lei sta lanciando un po' a tutti. Sì, subito pensavo di tenerlo in privato, che fosse per lei, però poi mi sono reso conto, uno, che era anche un libro bello e anche che poteva essere un messaggio per qualsiasi altra persona che magari soffre o anche no, che magari sì, possa essere di conforto, forse, spero, situazioni di difficoltà. Un lottatore, un leone, la sua storia ha toccato i cuori di tutti nelle pagine del suo libro La vita troppo breve di un uomo di 33 anni, con le sue paure per una malattia impietosa, la sua rabbia, ma nello stesso tempo la sua capacità di sentire ancora la musica dei colori, la bellezza dell'amore, l'estasi di un mondo che pulsa attorno. Porsi sempre degli obiettivi. Anche magari a breve termine, ma porseli per continuare sempre a lottare e per non fermarsi, ecco, per non arrendersi mai. Ciao Andrea.